Sì, Presidente, ringrazio la collega Celli. In realtà evidentemente ci deve essere un equivoco. Questa mozione va a dare un indirizzo molto chiaro su quello che è la definizione dei patti territoriali, così come la 431 articolo 2, per cui verranno definite, c'è scritto anche nella mozione, verranno insomma rianalizzate le zone, verranno ridefinite le fasce con i valori minimi e massimi da applicare. Conseguenzialmente a Contestualmente a questa attività, quindi a seguito della nuova riformulazione dei patti, il Comune potrà decidere, no, quelli che saranno comunque o comunque andare a controllare quelli che saranno i canoni che verranno applicati. In questo caso però ricordo che la norma fa un riferimento molto più diciamo, verso i privati, verso quelli che sono tutti i soggetti che accettano di affittare i loro immobili a un canone concordato. Nulla vieta che però a seguito anche di questa attività la Commissione Patrimonio, di cui io non faccio parte, monitorerà quindi tutto quello che potrà in ogni caso andare a soddisfare anche quello che chiede la consigliera Celli. Grazie.